di epidemiologia. Non so di problemi. Cancelliamo uno. Buonasera, sono Walter Moro, responsabile della centrale nella Quadro Spezia. Volevo rispondere a un paio di citazioni che sono state fatte. Beh, intanto ringrazio l'organizzazione di questo convegno perché anche noi siamo stati qua la mattina e ma secondo me quando c'è un approccio scientifico alla problematica è sempre diciamo, di beneficio per tutti, così si dà anche una corretta informazione su quella che è la realtà della situazione alla Spezia. Poi per quanto riguarda la dichiarazione ambientale, mi approfitto per dire, per chi non lo sapesse, un documento che noi ogni anno pubblichiamo in internet, per cui è un documento su cui descriviamo la nostra attività legata alla certificazione EMAS, in cui il nostro impianto è diciamo, registrato da anni, e quindi in quella dichiarazione in effetti c'è la parola microinquinanti, forse non proprio detta in maniera in tutte perfetta, le dichiarazioni dal 2009 al 2012 le confermo. Ciò non vuol dire che però noi sottovalutiamo la tematica del microinquinante, anzi certamente. Lo misuriamo regolarmente e i valori vengono pubblicati su internet e nelle banche dati europee, per cui da questo punto di vista la trasparenza dell'informazione per me è fondamentale. E chiudo con un'ultima riflessione, ecco, sento dire spesso che la centrale ha 50 anni, mi permetto di ricordare a tutti che è vero che l'insediamento produttivo è nato 50 anni fa alla Spezia, ma l'attuale assetto di produzione risale al 2001, quindi tutte le tecnologie messe in atto e che noi utilizziamo a continuare sono del 2001, conseguentemente hanno 12 anni e vi assicuro che nel mondo della produzione termoelettrica 10 anni di anzianità in una tecnologia matura non è assolutamente un tempo obsoleto, per cui l'impianto impropriamente viene detto da 50 anni, in realtà è appena 12 anni diciamo dall'attuale assetto produttivo. Scusi, anche quello della movimentazione del carbone? Il nastro trasportatore, il pontile, quella parte lì è dunque, nuova del 2001? Gli scaricatori sono stati non nel 2001, qualche anno prima, però sono stati cambiati anche loro. E il nastro trasporto carbone è oggetto di continua manutenzione e revamping. Non ci dico qua perché, come sempre il caso, le decine di milioni di euro che ogni anno vengono investiti nella manutenzione, ma anche nel rinnovamento tecnologico di questo impianto. Abbiamo anche, l'occasione, dei brevetti internazionali in corso di registrazione su tecnologie ambientali che stiamo adottando, per cui da quel punto di vista, come dire, non abbiamo tralasciato una domanda. Grazie. Grazie e buon proseguimento. Non so se è possibile intervenire ancora. Sì, se... è possibile, io dicevo alla collega che ha parlato che noi abbiamo questo problema. O prendiamo il treno delle 6:18:07 o quello delle 20.